Buongiorno, buonasera a seconda dell'ora in cui vi trovate in questo momento nel globo terracqueo. Mi chiamo Simone Serafini, sono un videomaker e non sono un videomaker molto normale. Alcuni di voi già mi conoscono e una delle mie peculiarità per la quale sono estremamente orgoglioso è che sono una persona ossessiva. Sono assolutamente una persona ossessiva, ossessionata da quello che fa, da quello che fate voi, da quello che mi proponete. E per me è un vantaggio. Fabio Pica, Jacopo Pesciarelli possono sicuramente confermare la mia ossessione per quello che faccio. Giulio Di Gregorio, il mio collaboratore, il mio socio, può assolutamente confermare che sono la persona forse più ossessionata che conosce. Quindi ogni progetto che voi mi date, ogni progetto che ho nelle mie manine sudice, lo calcolo come fosse un mio progetto della mia band immaginaria del momento, quindi me lo prendo sempre molto a cuore. Ho deciso di iniziare questi video sperando di avere una buona cadenza, una buona costanza. È il modo in questo momento di comunicare più efficace. I post, le foto, le chiamate alle armi non funziona più. La faccia, la voce sono al momento i modi più genuini, più efficaci, più semplici, più low cost che ci permettono, che ti permettono di comunicare, di dire la tua, di dare il maggior numero di informazioni possibile su chi sei e cosa stai facendo nel web. Non devo essere sicuramente io a mostrarti i miliardi di video con miliardi di visualizzazioni di gameplay. Quanto costa all'utente fare un video di gameplay? Si mette a giocare, accende la sua telecamerina o fa il suo video direttamente utilizzando l'app della console, lo carica, può mettere dentro commenti o non commenti e boom! Dopo un po' di video la sua fanbase esplode. Tu, musicista, che stai spendendo un'enormità di soldi, riesci a ottenere le stesse visualizzazioni, riesci a ottenere la stessa fanbase. Quindi realizzare video in questo momento è fondamentale. Te ne sarai accorto anche tu che scrollando la tua home ogni giorno, tutte le centinaia di volte che lo fai, avrai questi video tutorial, spiegazioni, queste persone che mettono la faccia nel dire quello che stanno facendo. Qualsiasi argomento che sia, sia se ti stanno dicendo che sono fortissimi a vendere i loro appartamentini, sia che sono fortissimi a fare make-up, sono magari dei cosplayer che ti spiegano una peculiarità del loro lavoro. Qualsiasi sia il loro campo, adesso la faccia è fondamentale. In questi video non andrò a fare nient'altro di più che quello che già faccio da diversi anni con i miei clienti, con i miei amici, con le persone che mi ruotano intorno. Il dover spulciare, schematizzare, prendere a piccoli scaglioni quello che riguarda il mondo della musica underground italiana, a prescindere dal genere, ma tutto il sottobosco, tutta la palude, e nella quale sempre più negli anni i numeri si sono ridotti. Non i numeri degli artisti, che il numero di band, il numero di rapper, il numero di musicisti è comunque altissimo, ma i numeri che facciamo ogni giorno, la fanbase. Un consiglio da parte mia: scegliete bene le persone con la quale collaborate, scegliete bene il videomaker, la persona che si occuperà poi della vostra immagine, se appunto in questo caso è il videomaker. Non è così semplice, non è così uno scambio, non tutti hanno una visione d'insieme. Dovete sapere se è in grado di manipolare, rendere veritiera, concreta la vostra immagine. Non vi basta trovare un solaio, uno scantinato, un box, acchittarlo e suonarci. Quelli erano gli anni 90. Ora dobbiamo comunicare. Dobbiamo comunicare a delle persone che sono ipnotizzate, a delle persone che sono addormentate, a delle persone che sono anestetizzate. Quindi voi dovete comunicare.